questa pandemia mi ha rubato un anno di vita, questo tempo nella mia età, è proprio tempo che si conta, che non ce l'ho tanto tempo. C'è la voglia di ripartire, c'è la voglia di rinascere. Adesso mi sto riprendendo, posso dire così, faccio la dieta bilanciata, faccio le camminate lunghe al parco. E c'è la voglia di fare qualsiasi cosa, perché per adesso è pura procrastinazione sul divano a casa, quindi senza vedere un senso della vita praticamente. Mi chiamo Giustina, sono una donna polacca che sono venuta in Italia circa 7 anni fa. Nel 2019, giugno, ho cominciato a lavorare a questo pub che sta dietro delle mie spalle e che qua facevo barman, aiuto di barman all'inizio. E poi purtroppo l'8 marzo sono informata che dobbiamo chiudere perché è per colpa di questa pandemia che si sta svolgendo in tutto il mondo. E poi ci hanno messo nella cassa integrazione, che era una grande delusione, praticamente una fantasma di cui nessuno non sapeva niente come e dove trovarla, perché a nessuno dei miei colleghi, ex colleghi di altri lavori dove lavoravo prima, a nessuno non arrivavano soldi per tanto tempo. Primi soldi sono arrivati giugno, ma erano spicci, erano tipo 35-40% della busta paga, netto. Ho avuto la possibilità di tornare al lavoro luglio, alla fine di luglio, agosto che c'era quasi vuoto perché era stagione calda che nessuno non viene al pub, turisti pure erano pochi a Roma a questo tempo. A settembre si è ripreso qualcosa, però nel metà settembre ho preso io Covid, quindi sfortunatamente dovevo rimanere a casa. Prima non sapevo che cos'è perché ho avuto orribile mal di testa, come posso descrivere un peggiore sbronza della vita, posso dire così, che è durata ormai, non lo so, una settimana. Dopodiché mi è arrivata la febbre alta di 39 gradi, 39,6. Una sensazione come mi passasse fuoco per mio corpo. Non c'entrava niente con l'influenza, una cosa strana, nuova proprio. Non posso dire 100% ovviamente perché 10 giorni, 14 giorni indietro guardando, non sono stata in tanti posti, ma ho preso tram che era affollato, come per esempio per venire qua oggi. Era pieno pieno di gente, extra pieno. L'ultima notizia che ho avuto proprio ieri, perché ci siamo incontrati al funerale di nostro collega che lavorava per noi, faceva sanificazione qua ogni giorno di locale, faceva sanificazione. Si chiamava Mario, ce l'aveva 55 anni, è morto per colpa di Covid, però pure non si è contagiato al lavoro. E ieri mi hanno dato le notizie che non si sa niente, non possiamo aprire, non possiamo rischiare, anche che apriamo per 1 o 2 settimane, poi cosa facciamo? Buttiamo le birre? Tutta la pandemia in generale posso dire che ha colpito più le donne, perché poi per ritornare adesso al lavoro è peggio. Non ci sono tante possibilità per le donne di ritornare di nuovo in giro, diciamo, lavoratorio, perché c'è una cosa che le donne sono trattate, posso dire, come la merce, non come le persone. Cercassi una bella ragazza con bella presenza, età massima 26 anni. Età massima, se fortunato, qualcuno 35 anni. Oltre quello, come possiamo andare avanti? Quindi le donne nell'età mia o l'età di 40 anni, 45 anni, cosa sono da buttare?